Allora, qui ci troviamo nella bellissima Piazza Belline a centro di Napoli, il cuore del mondo, e siamo qui con il nuovo disco di Daniele Sepe. C'è presente qui l'artista, yes, se stesso. L'album si chiama In Vino Veritas. Ci vuoi raccontare un po' di che si tratta quest'opera capolavoro? Dear Mary, quest'opera, io faccio parte del partito simbionista alcolico e combatte contro quelli come te che bevono acqua. Vedi che tu sei venuto qua dall'America per bere l'acqua invece di bere l'Aianico, invece di bere il Gragnano, invece di bere la Falanghina, invece di bere il Perepalum, invece di bere tutto quel vino che fa bene alla capoccia e che serve per allargare gli orizzonti della nostra conoscenza e della nostra coscienza. Allora, questa è una risposta fantastica napoletana. Ora in italiano. Dear Mary, io sono dell'esercito plurisimbionista alcolico e combatto contro di te che bevi l'acqua e vieni qua a Napoli. Niente dialetto. Vabbè, ma non è dialetto, non sto parlando di dialetto. Oh, questo dialetto. È l'italiano? Non lo sapevo. Okay. Adesso parlerò in dialetto allora. No, vabbè. Sono straniera, fammi capire. Italiani. Sei più napoletano di me. Comunque, in ogni caso, ti dirò. Mangiare è un'occupazione che ci prende un sacco di tempo nella vita a noi. È vero, d'accordo. E mangiare senza vino è un'occupazione triste. D'accordo. E mangiare da soli è un'occupazione ancora più triste. Condivido. E quindi vino e mangiare sono due cose che vanno fatte insieme e quindi hanno un aspetto sociale importante. E c'è magari una traccia importante che io ascolterò subito questo CD che mi ha fatto anche intestare. Io poi ti interrogo. No, io vengo bocciata con l'interrogatorio. Con quale canzone dovrei iniziare questo passaggio di mente di Vino a Veritas? Con la prima, che si chiama Brindisi, o Brindisi, Brindisi, non la città, o Brindisi, il Brindisi. E che ti voglio dire? Io ti voglio dire a te, che vieni da molto lontano, dall'altra parte del mare, sì, che qua a Napoli si dice una cosa essenziale, importante sul vino. Dimmi. La fatica è una cosa terribile. Tu devi sapere che la fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Noi amiamo lavorare, detestiamo faticare. D'accordo. E qua si dice che il vino fa il sangue e la fatica fa buttare il sangue. Quindi questo è un disco altamente rivoluzionario, perché la verità è rivoluzionaria. The truth is revolutionary. The truth is revolutionary. Yes, yes. Quindi, we had it said right here. Se in vino veritas vuol dire che nel vino c'è la verità, il vino è rivoluzionario. E noi per questo abbiamo fatto questo disco altamente rivoluzionario. Ti auguro tutto il successo che meriti. C'è magari qualche altro artista con cui hai collaborato? In questo sì, album c'è un amico tuo che si chiama Shawan. What up to Shawan? Esatto. Noi amichevolmente qua a Napoli, qua nel circondario, lo chiamiamo Shaquan. Ah, Shaquan. Shaquan. Perché? Poi te lo spiega lui, te lo spiega. Noi lo chiamiamo. Perché ti fa sciacquare? Per cui con Shaquan abbiamo fatto un sacco di bei pezzi che tu mo ti sentirai qui dentro. E ora mi sento proprio il momento di prendere un bel bicchiere di vino. Sarebbe sì, abbandoniamo che sta. Ma mi ha ispirato. Chiovere, fa niente, un po' d'acqua. Allora salutiamo tutti a Napoli, in Italia, Forza Italia. Forza Italia. Ho sbagliato? Sono straniera, mi posso dire che. Ok. Povera creatura, che non ha da sapere. Ho sbagliato, come sempre. Però viva l'Italia! Vive New York, vive il 41esimo parallelo, c'è questa anima eterna che stiamo condividendo. Un domani viene a trovarmi in Queens. Va bene? Viva i paralleli, viva i meridiani. Arrivederci. Arrivederci. Peace. Hala.